Oh, perché non mi metti a fuoco? Sto a fuoco? Ciao a tutti ragazzi, eccomi finalmente tornata con un nuovo video e oggi sono qui perché ho deciso di fare per voi un video esperimento, probabilmente un video fallimento, però questo lo vedremo in corso d'opera. Come al solito ho grandi aspettative per quanto riguarda i miei video, soprattutto ho una grossa autostima di me stessa e delle mie potenzialità. Niente, l'intro alla prima botta non mi viene mai. Ciao a tutti ragazzi, eccomi finalmente tornata con un nuovo video e oggi sono qua perché ho deciso di fare per voi un video riguardante i capelli, perché a quanto pare vi piacciono molto, mi chiedete sempre di fare video riguardanti i capelli e quindi io sono qua ad accontentarvi cercando di portare contenuti che sicuramente non saranno utili ma almeno saranno divertenti. Oggi infatti proveremo a fare insieme delle acconciature. Ci sono delle acconciature che io effettivamente faccio, non dico tutti i giorni, ma comunque diverse volte che mi piacciono, mi piace portare e sono semplici. E ci sono delle acconciature che proverò a fare che invece non so assolutamente se verranno in maniera decente, se sono in grado di fare. Ed è per questo che probabilmente questo video non sarà utile e rivoluzionario perché avrete visto queste acconciature magari già da altre parti, ma spero che almeno sia divertente. Prima di entrare nel vivo delle acconciature, nel vivo di questi super innovativi hairstyle che vi farò vedere, dato che mi chiedete sempre di aggiornarvi su quella che è la mia hair care routine e dato che ogni volta che faccio una hair care routine mi venite a dire però non utilizzi prodotti senza parabeni, senza siliconi, oggi vi ho portato finalmente un brand che mi piace tantissimo come fa i miei capelli, cioè i prodotti come si comportano sui miei capelli e che sono senza parabeni e senza siliconi. Di che prodotti vi sto parlando? Dei prodotti del brand Shampora. I prodotti sono questi qua, non so quanto si possa vedere con questa luce sparafisciata dato che sono bianchi. Sono tre in totale, sono lo shampoo, un conditioner e un leave-in, ossia uno shampoo, un balsamo e un prodotto che viene applicato dopo la doccia, prima dell'asciugatura, con i capelli bagnati. Il motivo per cui ve ne voglio parlare è perché mi sono trovata veramente, veramente bene con questi prodotti. Allora, mi piacciono tantissimo. Shampoo è un brand che vi permette di personalizzare il vostro prodotto, nel senso che voi andate sul sito, vi si aprirà un quiz in cui voi dovrete mettere come sono effettivamente i vostri capelli, quindi se sono grassi, se sono secchi, se sono decolorati, se sono naturali, se sono fini, se sono grossi, insomma tutte le caratteristiche del vostro capello e in più potrete mettere quelle che sono le cose per voi fondamentali, quindi magari la lucentezza, la morbidezza, l'anticrespo, l'antisebo, l'antiforfora, insomma vi chiede veramente tante domande e vi fa un prodotto specifico e personalizzato per voi. Infatti sopra la boccetta, come potete vedere, c'è scritto Joe perché io ho chiesto di mettere Joe, ma ovviamente ognuno può mettere quello che è il suo nome. E come se questo non bastasse, che già secondo me è una cosa assolutamente innovativa, quella di potersi fare un prodotto esattamente specifico per i propri capelli. Questo brand è cruelty free, utilizza dei materiali riciclati e riciclabili per le boccette dei prodotti. Non ha silicone, non ha parabeni, non ha SLS, SLES, una cosa del genere, che non so che cosa siano. E un'altra mini chicca per le persone a cui dà fastidio la profumazione dei prodotti, oltre a poter scegliere la propria profumazione, io ho scelto quella alle rose che è pazzesca, potete addirittura scegliere senza profumazione, quindi comunque per le persone che hanno magari fastidio nell'odore dei prodotti, anche se non immagino persone che possano avere fastidio, però c'è appunto questa possibilità. Se ci sono delle persone tra di voi che hanno già provato questo brand e mi facessero sapere qua sotto come si sono trovate, perché io mi ci sono trovata veramente benissimo e vorrei sapere anche quella che è la vostra opinione. In ogni caso io vi lascio il mio codice sconto qui perché questa è una collaborazione, ma ovviamente il codice sconto non è assolutamente affiliato e non ve ne sto parlando perché è una collaborazione, ma perché effettivamente mi piacciono, dato che, come vi dico sempre, ogni volta che vi parlo appunto di qualche prodotto che mi hanno inviato e che non ho comprato con i miei soldi, comunque la faccia è la mia, quindi nel momento in cui io parlo di un prodotto e magari non è performante, chi ci fa una figuraccia lo sono solamente io e questa cosa ovviamente non mi giova. Quindi nel momento in cui io vi parlo di un prodotto sappiate che ovviamente è la verità ed è effettivamente vero che mi ci sono trovata benissimo, cioè voi potete capire, questi sono i miei capelli, il terzo giorno, cioè oggi dovrebbero essere lavati, ma
sono praticamente perfetti, io potrei uscirci tranquillamente, ma potrei stare tranquillamente anche domani senza lavarli. E cioè, io ho dei capelli comunque molto grassi, di solito dopo 2 giorni li devo assolutamente lavare. Non so se si percepisce la morbidezza, la luminosità dopo 3 giorni che non li lavo, cioè assurdo. E quindi vi dicevo, vi lascio qua sotto il mio codice che è gel7simeoni ed è valido dal 17 maggio fino al 31 maggio con uno sconto di 7 euro su un minimo di 2 prodotti nel carrello, quindi magari shampoo e balsamo. Ed ora iniziamo con le nostre acconciature. Per questo video vi servirà una di queste mollettine super mini piccolissime, o anche delle forcine in realtà vanno benissimo, degli elastichetti di questi qua in plastica super mini, questi in particolare sono di Shaka, poi pettine, spazzola, forse un ferro, non lo so, vedremo, io non ho ancora deciso effettivamente tutte le cose che vi farò vedere, cosa vi farò vedere, non ho deciso ancora niente, quindi in corso d'opera effettivamente capiremo che cos'è che ci serve davvero. Primo è restyle. Allora, questa è un'acconciatura che io faccio sempre quando devo studiare. Perché? Perché quando devo studiare mi dà fastidio legarmi i capelli, mi dà fastidio perché mi viene il mal di testa, già mi viene il mal di testa per lo studio, in più mi leggo i capelli, magari me li leggo stretti, mi viene ancora di più il mal di testa. Quindi cerco sempre un'acconciatura che sia morbida sui capelli ma che allo stesso tempo mi eviti di stare con tutti i capelli davanti agli occhi mentre studio, che mi danno fastidio. E per questa acconciatura di solito utilizzo una molletta, può essere sia questa piccola che vi ho fatto vedere prima, ma può essere anche questa che è leggermente più grande e vi permette anche di essere carine nel momento in cui state però studiando magari con qualcuno. Ed ovviamente farla è la cosa tipo più semplice del mondo, perché si prendono le 2 ciocche davanti in questo modo qua, lasciando questi piccolini davanti, si prende la molletta e si mette dietro, quindi come risultato avremo questa cosa semplicissima che innanzitutto non vi farà caldo mentre studierete, state con qualcuno, è carina, è molto semplice, ma le mani che vado, se proprio vi danno ancora fastidio le ciocchette davanti, che però a me piacciono comunque perché non lo so, mi vedo il viso un po' grosso, quindi queste ciocche mi sfinano un attimo il viso, potete tranquillamente metterle dietro le orecchie. Fantastico, non ci vuole assolutamente niente come avete visto. E in realtà questa è un'acconciatura che io ho utilizzato anche a volte per andare a ballare, anche perché cioè in discoteca comunque fa caldo, quindi a un certo punto si suda e ci si mette la mollettina, basta. E il risultato dietro è ovviamente questo, di una mollettina semplice. In realtà per essere esteticamente più piacevole potreste fare la stessa identica cosa prendendo sempre queste 2 ciocche e andandole a legare con un elastichetto. Io faccio con la molletta perché sinceramente è molto più semplice ed intuitivo, se le ciocche mi iniziano a cadere e scivolare la rifaccio in 3 secondi, mentre con l'elastichetto vi dovete mettere lì un po' più a smanettare. Però ovviamente magari per uscire dite la molletta non vi piace, potete farlo tranquillamente con l'elastico. Per questo secondo hairstyle che vi farò vedere la cosa è veramente semplicissima. Prendete una ciocca e con questa ciocchettina, o tramite una forcina o tramite una mollettina, quella piccola piccola, andate a sistemare dietro. E questa ciocca potrà essere o così liscia, io ho i capelli super lisci già come potete vedere, quindi anche così liscia a me sinceramente piace, oppure potremo farci una treccia, oppure potremo attorcigliarla, quindi abbiamo un sacco di scelte. Ovviamente la cosa più semplice tra tutte secondo me sarebbe quella di attorcigliarla, perché dà un po' di twist a questa cosa semplicissima che è stata solamente prendere una ciocca davanti, ma allo stesso tempo non è come fare una treccina, che poi in realtà fare una treccina è comunque molto semplice perché non è di quelle attaccate alla testa, ma è solamente di queste qua così. Ed eccola qui, la potete anche tirare un pochino per renderla un po' più morbida, e in realtà lo potete fare con 2 ciocche, cioè potete prendere anche la stessa quantità di capelli da questa parte della testa, questa qui la fisso invece con la forcina perché non ho 2 mollettine di quelle piccole, però sono ancora più carine le forcine ovviamente. Mettete la forcina dietro, poi andate a tirarla un pochino così scende e avrete una coroncina carinissima fatta in 3 secondi perché avrete solamente arrotolato queste ciocchettine qua davanti. Ovviamente un'altra variante di queste style, se avete i capelli abbastanza lunghi, è quello di congiungere le 2 ciocche dietro la testa e far sì che scendano insieme e magari farci anche una treccina sotto molto carina. Io ovviamente ho i capelli qua davanti che sono più corti perché me li sono tipo scalati prima della quarantena e quindi non mi arrivano dietro e non posso fare questa cosa, però se voi avete i capelli abbastanza lunghi non ci vorrà altro che prendere un elastichetto, arrivare qua dietro, chiuderli insieme, fare magari una treccina e richiuderli con un altro elastichetto. E quindi questo qua è il secondo hairstyle.
Ora un'altra acconciatura che a me piace tantissimo fare e che non è eccessivamente complicata, ma è sicuramente più complicata di quelle che vi ho appena fatto vedere, che praticamente la difficoltà è zero, è uno chignon basso con davanti i capelli che escono. Dovete avere un elastico, ovviamente potete prendere l'elastico che più vi pare, questo magari non è nemmeno il più adatto, ma ci accontentiamo di quello che abbiamo perché voi sapete che i miei video sono molto così caserecci. E quindi che cosa vado a fare? Metto i miei capelli dietro, ovviamente la riga in tutti questi hairstyle la potete mettere come vi pare, a me piace leggermente spostata verso questa parte che per me è la sinistra, forse voi la vedrete destra in camera, non lo so. Prendete i capelli e fate una coda bassa, come potete vedere a me già escono i capelli davanti perché come vi ho detto li ho scavati, però li tireremo anche fuori e vi farò vedere come. Quando appunto la coda è fatta bassa e non avrete nessun bozzetto, quindi cercate di appiattire un po' con le mani, potete o fare, cioè chiudere direttamente la coda e con un altro elastico fare lo chignon, vediamo, magari così sarà più facile. Quindi la prima cosa che faccio è appunto la coda, la codina bassa, lo so che così sembro Madre Teresa di Calcutta, però tra un po' sarò più carina, si spera. Prendo l'unico altro elastico che ho trovato, che è un po' mollo, però pure questo ci facciamo andare bene. Prendo i capelli e li inizio ad attorcigliare attorno alla coda, insomma, che ho fatto, cioè attorcigliare tra di loro, e con l'elastico li vado a chiudere. Non ci interessa se non viene perfetta perché deve essere un po' un messy bun, come vi è, l'importante è che ce li è. Se avete dei capelli che fuoriescono, io sinceramente non li sento e non li vedo, soprattutto perché, cioè, se mi metto così tipo lo vedo carino. Poi andiamo a levare i capelletti da davanti, questi qua, infatti non dovete farlo dietro le orecchie devono stare dentro i capelli, e li andiamo anche un po' ad alzare. E ora con un ferro teoricamente potreste girare questi capelli qua davanti per dare un po' più di movimento, perché ovviamente così lisci non è tanto carino. Ho scaldato al volo il ferro, voi ovviamente lo potete fare tranquillamente con la piastra, e quello che andiamo a fare sarà andare a arricciare i nostri capelli ovviamente verso l'esterno, quindi in questo modo qua per tipo 2 secondi. Appena fatti sembrerete una dama ottocentesca, però poi anche quando sono caldi così li andiamo a modellare meglio, li andiamo un po' a stirare perché le dame ottocentesche non ci piacciono, in modo tale da dargli quel look un po' vissuto, quindi li andiamo a toccare per dargli quel mosso tipo mezzo naturale, diciamo. E quindi questo qui è il terzo look. Con queste ciocche qui che sembrano tipo le orecchie dei coccherini, troppo carine, andiamo ad affrontare il nostro quarto hairstyle, che è più una sorta di sfida personale in realtà che effettivamente qualcosa che vi voglio far vedere, perché io non ci credo che sono l'unica youtuber che non sa farsi le treccine da sola, cioè non ci credo, non ci credo proprio, io devo riuscirci, quindi oggi proverò a farle con voi, quindi questo potrebbe essere anche un fail. Il numero 4, metteteci un punto interrogativo, probabile fail. Pettine, questa volta faccio la riga al centro, perché già mi sembra troppo difficile fare le treccine, poi se mi metto pure a farla una più grande e una più piccola. Io e te, lo stesso cielo. Mi raccomando, con il pettine andate a dividere anche la parte dietro della testa, non solamente sopra. Vabbè, io più dritta di così, cioè dovrei fare. Va buona. Decidiamo da che parte iniziare e l'altra la leghiamo, tipo così. Poi sarebbe carino, no? Faccio 2 codini. Potrebbe essere un hairstyle per uscire. Ok, allora, prendiamo il primo triangolino, lo dividiamo in 3 parti e facciamo come le trecce, cioè una parte passa sotto e poi passa sotto l'altra parte. Arrivate a 2, prima di far passare l'altra parte ancora sotto aggiungiamo dei capelli e poi la facciamo ripassare sotto. Ora dovremo far passare sotto questa qui, la lasciamo, aggiungiamo dei capelli e la facciamo passare sotto. Ora tocca quella sopra, quindi la lasciamo, aggiungiamo dei capelli, già sto a fare un disastro io, raga, e la facciamo passare sotto. 1, 2. Non capisco se sta venendo un po' bassa. Na, 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 na. Mi sento veramente un incapace. Vabbè, facciamo finta di essere arrivati alla fine e cerchiamo di fare una treccia normale con i capelli che ci rimangono. Prendiamo un elastichetto, senza rovinare la nostra opera d'arte.
Ricordatevi di prendere gli elastichetti prima di fare le trecce. Ok, sono riuscita ad aprirlo. E questo è il risultato di una treccia. Ah, raga, che ve lo dica fa, non si può guardare. Non si può guardare. Cioè, è bassissima, dovrebbe stare tipo qui e sta qui. Ormai giusto così continuo e faccio anche quest'altra, vediamo. Ragazzi, cosa dirvi? Hairstyle numero 4, fallitissimo. Questo è una prova, anzi un appello a tutti gli youtuber che mi seguono. A tutte le persone che mi seguono, che vorranno mai fare un video del genere, non scrivete mai più hairstyle semplici per ragazze che non sanno fare acconciature eccetera eccetera e poi mettete le trecce dall'altro, cioè, ok? Stiamo guardando lo schifo? Non me ne mettete mai più tra le cose semplici da fare. Me fate un video acconciature difficili, fate un video acconciature punto, ma non mi mettete acconciature facili, semplici con queste trecce, ok? Ok. Intesi. Pippi Calze Lunghe torna tra pochissimo con un altro episodio di cose che provo a fare e che non riesco a fare. Visto che la versione integrale delle trecce non è andata bene, proveremo a fare quella semplificata, quella in cui le trecce vengono solo tipo in questa parte qua. E questo hairstyle l'ho visto dal video di Basic Gaia. E quindi niente, praticamente dobbiamo stopparci prima. Quindi tipo, che ne so, facciamo così. Qui facciamo la linea dove decidiamo quali sono i capelli che possiamo prendere e quali no, tipo così, e questi sotto li leghiamo. Oddio, difficile pure questo. Ok, sì, ho preso pure questi, vabbè. Quindi questi qua sono i capelli che possiamo utilizzare e facciamo la stessa cosa, cioè andiamo a prendere le treccine, il meccanismo è lo stesso. Oddio raga, è troppo difficile, io non ce la posso fare, non ce la posso fare proprio. Vedete, io per prendere gli altri capelli la cosa la rompo completamente, cioè non si può fare, non si può fare. Vabbè, questo cancelliamo, fammi finta che ci è proprio stato. Ah, una cosa super carina, che però non faccio per uscire, che però mi piace un sacco, è tipo la codina alta, cioè la codina tipo... Oddio, ragazzi, guardate, sembra il cattivo dei cosi, come si chiamano? No, degli incredibili, tipo degli incredibili, vabbè. Vabbè, praticamente, allora, cerchiamo di tirare su la parte superiore dei capelli, lasciando un ciuffettino almeno per farlo sembrare un po' carino. Di questa codina però non andiamo a fare troppo stretta, cioè tipo così, perché secondo me risulta brutta stretta, quindi cerchiamo di tenerla un po' molla, un po' liberina, e possiamo sia fare un codino carino. E poi ovviamente sarebbe ancora più carino fare tutti i capelli tipo mossi alla fine, mossi come un po' è mosso questo, e anche il codino mosso. Per rendere però il codino più carino ci facciamo una treccia semplicissima, quindi dividiamo la ciocca di capelli in tre parti e la arrotoliamo come una treccia. Non sto qua a spiegarvi come si fa una treccia perché penso che lo sappiate veramente fare tutti, cioè tutti, non credo proprio che nessuno sappia non fare una treccia. Nessuno sappia non fare una treccia, ma come parlo? Ma che problemi ho? Ecco, magari una treccia evitate di farla quando avete i capelli scalatissimi, perché sennò il risultato sarà questo. Quindi questo era per dirvi che se non avete i capelli scalati o comunque un po' corti da diverse parti come i miei, questi capelli poi riescono e sono brutti, però lo potete fare con una treccia che scende qua, che è molto carina, altrimenti potete fare un bun, quindi uno chignon, un tupè, una cipollina, e la girate proprio così, liscio, cercate di far andare il piruletto dietro, così si confonderà con gli altri capelli, vedete l'elastichetto? E in maniera un po' messi, senza strapparvi i capelli, che questi elastici sono tremendi, andate a mettere qua. E quindi questo è il quinto hairstyle, perché appunto, come abbiamo detto, quello di prima l'abbiamo cancellato. Poi dipende anche da quanto effettivamente voi volete osare con i capelli. Io non sono una tipa che osa molto, di solito li lascio abbastanza sciolti, liberi e come sono, senza legarli, anche perché non mi danno per niente fastidio. Però se siete delle persone a cui i capelli danno fastidio, comunque in vista della stagione estiva in cui i capelli fanno caldo, questi sono degli ottimi trucchetti per averli comunque in ordine e carini. E poi secondo me è bellissimo andare a matchare quello che è l'acconciatura del capello con l'outfit. Quindi ad esempio io una cosa del genere me la metterei tantissimo con
toppino tutto figo, una gonna carina, magari con degli occhiali. Dai, secondo me ci sta. Non è eccessivamente male. Pensavo peggio, pensavo peggio. Secondo me dovrei rivalutare gli hairstyle. Fatemi sapere cosa ne pensate. Mi sto emozionando, mi sto emozionando, ragazzi. Yeah. Questo io ho lasciato il ferro acceso per tutto questo tempo. Va bene ragazzi, direi che per essere il primo video acconciature 5 hairstyle semplici, di cui uno non semplice e soprattutto fallito, sono abbastanza. Ovviamente fatemi sapere se questo tipo di video vi piace e se quindi vorreste vedere altri video acconciature in futuro. Magari mi documenterò meglio e cercherò veramente di portarvi qualcosa di super innovativo e super figo. Io spero comunque che questo video vi abbia tenuto compagnia, che vi sia piaciuto e che almeno vi abbia divertito, se quantomeno non vi è stato utile. Vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!